Come vi siete trovati oggi? Benissimo. Bene, bene. Si respira sì. meglio. Ottimamente. Si respira meglio. Corso San Gottardo sabato pomeriggio, in genere c'è molto traffico. Voi cosa ne dite del blocco? Del blocco delle macchine? Non lo sappiamo, non ce l'abbiamo neanche le macchine. Non ce l'avete? No. Nessun problema? Non si può bloccare la città di Milano col blocco delle auto sotto Natale. Anche perché ci lamentiamo della crisi. Se guardi le strade di Milano, io sono tornato oggi, dalle Nate dal taxi non c'era nessuno, ci abbiamo messo 5 minuti ad arrivare. Cioè, non si può sotto Natale bloccare. È andato molto male qua al bar? No, è andato male. Trovi meno gente, normale, basta guardarsi in giro che non c'è nessuno. Non si può Milano bloccarla così, secondo il mio punto di vista. Vabbè, ma tornano nei prossimi giorni, no? Non c'entra niente, il weekend, la gente gira quando? Il sabato, quando non lavorano gli uffici, la gente va in giro. Cioè, se uno deve andare al supermercato, deve andare a farsi delle spese e portarsi qualcosa, come dai porti in braccio? Non esiste questo discorso qua. Per noi come negozianti per adesso non lo stiamo sentendo perché c'è il ponte, però sul lavorativo vi posso dire che ci sono negozi che chiudono, più che negozi. Allora hanno chiuso per il blocco del traffico, io lo dico perché c'è mio figlio che non gioca, hanno chiuso tutti i cantieri edili, i magazzini edili, stamattina hanno chiuso alle 9:30, hanno aperto alle 7 e chiuso alle 9:30 perché non lavoravano. Un altro cantiere, non faccio nome ovviamente, ha fatto 2 giorni di chiusura. Quindi non è per il problema dei negozi che il negozio adesso sì, ne risentiamo, però non è che ci possiamo lamentare più di tanto, il negozio ne risente, però non... Ma anche perché io se devo fare 10 regali a 10 parenti li faccio, se prima o poi li faccio, non è che sì, ma per noi è come l'apertura domenicale, o compri domenica o compri di lunedì. La chiusura a mezzanotte è solo una fantasia di chi l'ha detto, perché nessuno la fa, è assurda, specialmente può valere solo per i negozi del centro, che al massimo non so quanto pesano sul loro lavoro. Quindi il suo problema è un altro, che lei c'ha la diesel. Quello è un altro problema, il mio diesel, se non è per quello, io lì sono arrabbiato solo perché un affermo di una macchina di un mese e poi più avanti dovevamo minimo essere avvisati un anno prima. Beh, non dovevano fare questo periodo perché ha ragione i negozianti. Mai visto i negozi così pieni come questi giorni. Mai visto i negozi pieni come questi giorni. No, secondo me è sbagliato riguardo loro, poverini. A me poverini, dispiace ma hai visto gli altri giorni, ha visto quanta gente c'è. Lo so, c'era. Però la gente adesso si è adeguata con i mezzi, però in questo periodo proprio non... No, lo dovevano fare il 15 agosto. Ecco.